E bello a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovissimo video sul mio canale. Questo è il secondo video, cioè il primo video dopo la live di GTA 5. Stavolta sono da solo, come potete vedere. Ho 931.000 per comprare la nuova macchina, che è la Nebula Turbo. All'inizio non l'avrei mai detto di comprarla quest'auto perché mi faceva... non mi piaceva. Però dopo che ho scoperto il suo potenziale, questa macchina è stata messa nel gioco unicamente. Non per la velocità, non per altre cose, ma solo per il drift, raga. Infatti ha delle ottime prestazioni. Ora vendiamo questa. Venderemo questa macchina per farci un altro po' di soldi per modificare quella. Poi la proveremo. Questa macchina non è stata inserita, come ho detto, per la velocità, ma è nemmeno per... ma solo per il drift, raga. Dopo la Futo è l'unica macchina che dovrebbe driftare bene. Questo non lo so perché non l'ho ancora provata. Ora, appena arriva, la modifichiamo, la testiamo. Iscrivetevi al canale, lasciate un like, attivate la campanellina. Vi ricordo che tra 4 iscritti ci sarà un contest su Fortnite. Poi usciranno dei video anche con Vynerdaz dove porteremo come avere il borsone. Vi lascio il mio Instagram nella descrizione. Quindi seguitemi anche su Instagram. Adesso aspettiamo che arriva. Ed eccola qui, raga, arrivata, l'ho ordinata bianca. Le macchine le ordino sempre tutte bianche. E poi tanto il colore lo cambio io. No, sono uscito dall'arena per sbaglio. Rientriamo. Come design mi ricorda una Volvo, raga, poi... non mi è una Volvo molto vecchia, come dice nella descrizione, una Volvo degli anni 70, raga, guardate. Molto bella, mi piacciono anche i parafanghi allungati sotto. Ora vediamo che modifiche raga. Abbiamo modificato l'auto, ora la proviamo. Non è per niente male nel drift, raga. Comunque, oltre a tutte le altre macchine da drift, proprio che driftano molto, hanno messo solo altre due macchine, che sono la Futo e un'altra macchina che ora non mi ricordo. Comunque le macchine di drift sono davvero poche, ma quella che drifta davvero bene è la Futo, l'unica. Ora vediamo questa com'è. C'è anche la Ubermatch Classic, raga, però io l'avevo, ma non era molto buona nel drift. Mi sembra questa la migliore. Ecco, abbiamo sbattuto. Ci dovrò ancora un po' prendere la mano. E niente, raga, spero che questo video vi sia piaciuto. Se è così, supportatemi con un commento e un mi piace. Da Puka the King è tutto. E ora sì. Bella!